Si è appena conclusa la prima amichevole dopo una sola settimana di allenamento, gran parterre Agropoli Sidicas Avellino. Buona prova, coach. Ma sì, noi siamo al sesto giorno di attività, onestamente, come anche Avellino, che avrà 9-10 giorni di attività sulle gambe. Quindi per noi era una prima verifica, un buon allenamento. Poi c'è a livello motivazionale, giochiamo contro Avellino, che è una realtà campana importantissima di A1. Di fronte avevamo 5 giocatori americani, tra cui alcuni campioni di A1, come Marcus Green, come Ragland, come Lunen. Logicamente tutti ancora un po' fuori forma, come i nostri. E più due nazionali italiani come Cusini e Zerini, quindi giocare un bel allenamento, un bel amichevole punto a punto, diciamo che da benzina motivazionale per affrontare al meglio questa preparazione, tenendo presente che noi invece abbiamo giocato con 9 italiani, questo sicuramente fa piacere e fa affrontare con ancora più motivazione e sorriso i prossimi giorni di allenamento. Senti, a proposito degli italiani, sugli spalti c'era tantissima gente e molti chiedevano: ma gli americani quando arriveranno? Sono costretto a girare questa domanda a te, coach. Ma giustamente, ancora vorremmo averli già qui con noi, non sono ancora però stati firmati, contrattualizzati, quindi bisognerà avere pazienza, perché prima ci sono trattative da chiudere e contratti da firmare, poi c'è una fase in cui i giocatori americani devono preparare il visto di lavoro per venire, il visto per venire in Italia, e passeranno altri giorni. Io credo che onestamente prima di 20 giorni sarà difficile vedere i giocatori americani, ma questo che è non è un contrattempo, però una difficoltà che noi abbiamo, la dobbiamo trasformare, come il popolo di Agropoli ci insegna, in una bella opportunità per i nuovi italiani che abbiamo visto in campo oggi, che avranno più spazio per farsi conoscere, per entrare in forma. Tanti sono ragazzi giovani all'esordio in questo campionato, in questa categoria, e quindi è un'opportunità per loro. Intanto la società, insieme allo staff, lavora per identificare e firmare i giocatori giusti. Si ritornerà in campo martedì, un'altra grande del basket campano, Caserta. Martedì o mercoledì, scusa coach? Mercoledì. Sì, ci piace questo precampionato perché incontriamo le migliori squadre campane, squadre di A1, faremo un bellissimo torneo, il torneo d'alto, dove giocheremo contro la Virtus Bologna. E ripeto, è una grande opportunità per questo gruppo che deve crescere, cementarsi, quindi giocatori come Contento che viene dalla Serie B, Lucarelli che viene dalla Serie B, Romeo che viene dalla Serie B, Carenza che sta veramente, si sta allenando bene ed è arrivato in ottime condizioni, tutti questi giocatori. Amanti viene dalla Serie C, avranno la possibilità di giocare, stare in campo contro giocatori americani, italiani scafati, e questo non è che un bene per noi. Grazie coach, in bocca al lupo, l'appuntamento a mercoledì, non martedì, alle 17:30. Mercoledì, sì. Grazie coach.